obsoleta. Ciao ragazzi, qui Rix, oggi siamo un nuovo video. Oggi ragazzi siamo ritornati nella settimana di sintesi di Dragon Ball Super. Mi scuso ragazzi se la scorsa settimana non sono usciti video, comunque non è uscito il video riguardante l'episodio di Dragon Ball Super, ma mi sono rotto venerdì il polso, quindi non riuscivo ancora bene a usare il mouse e tutte le altre cose. Adesso riesco un po' meglio, non riesco a usarlo come se non avessi il gesso, però comunque riesco un po' meglio, quindi riesco anche a editare i video. Ma non siamo qui per parlare di questo, ma per parlare dell'episodio 126. Nell'episodio 125, ragazzi, abbiamo visto che Toppo ha utilizzato il potere del dio della distruzione, quindi è diventato un dio della distruzione, ha acquisito un casino di potere e ha anche ottenuto il potere dell'Hakai, ovvero dell'energia della distruzione. Mentre all'inizio dell'episodio 126 vediamo Freezer che le prende di santa ragione da Toppo e C17 che cerca di salvarlo e prova anche lui a scontrarsi contro Toppo. Vedendo che le montagne che Toppo distrugge con la Kai dopo poco tempo crollano, decide di farlo andare vicino a una grande montagna, dopodiché farla crollare addosso a lui. Ma naturalmente questo non basta per sconfiggerlo. Ritorna Freezer che prova a intrappolarlo in una sfera di paralisi, ma non riesce. Si aggiunge anche C17 per sferrare degli attacchi, ma non serve a nulla, perché Toppo si rialza e gli sta per attaccare quando subentrano gli attacchi che arrivano dal combattimento di Jiren, Goku e Vegeta. Vediamo che Jiren lancia una sfera che Goku e Vegeta schivano, ma colpisce C17 e Freezer, al che Toppo e Jiren decidono di dividersi i due guerrieri, quindi Jiren va contro Goku e Toppo contro Vegeta. Vegeta prova in tutti i modi a scalfire anche un minimo Toppo, ma non riesce. Nel mentre parla a Toppo di tutte le belle frasi, tutte le belle parole che aveva detto riguardo la giustizia, e invece adesso continua a parlare di distruzione. Toppo si giustifica dicendo che se la giustizia non può salvare il suo universo, allora non vale nulla. Dopo tutti gli attacchi viene sbattuto contro una roccia e rimane appunto incastrato lì sulla parete, mentre Vegeta non mette da parte niente, pensa a Bulma, a Trunks, a Bra e alla promessa fatta a Kaba. Si libera dalla montagna e inizia ad andare a sfracassare di botte Toppo, che non riesce neanche a sferrargli una Kai, che Vegeta gliela distrugge con un pugno e lo lancia via. Vegeta inizia a creare una sfera di energia attorno a sé e quindi Junior pensa che stia per sferrare un'enorme quantità di energia come contro Majin Buu per riuscire a sconfiggere Toppo, ma sacrificandosi. Questa sfera di energia diventa sempre più grande, allora Toppo decide di sferrare una Kai anch'essa molto grande. La Kai riesce a sovrastare la sfera di energia di Vegeta e viene praticamente inglobato Vegeta, solo che non si lascia per vinto e sfonda, distrugge la Kai e inonda Toppo con questa enorme energia, tanto da buttarlo fuori dal ring. Sono tutti preoccupati per la salute di Vegeta, se sia morto oppure no, ma ad un tratto si vede rispuntare dal buco lasciato da questa enorme esplosione, quindi è ancora vivo ed è ancora sul ring. Dopodiché vediamo anche che ritorna sul campo C17 ma non Freezer, quindi non so, magari ha subito un po' più di danni. L'episodio si conclude con Jiren che inizia a caricare la sua aura per rilasciare chissà quali attacchi nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, che per questo video questo era tutto, come se vi lasciare un bel like, un commento, di condividere il video, iscrivervi al canale, passare dai social qua sotto in descrizione. Qui da Rix è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio, bye bye!